Eccoci signori alla corsa più bella del programma, al premio fuori classe, in omaggio proprio a questo premio, i migliori a confronto reduci dalla bella prestazione nel memorabile torneo di San Silvestro disputato alla fine dell'anno all'ippodromo palermitano. In quell'occasione vinse Vapore e ora il testimone da portare in fondo tocca a lui. È lui che deve appunto dimostrare che quella vittoria non è stata un caso. Cavalli che partono dietro la macchina, li vediamo scattare, e col numero 7 Fabien Frey cerca di guadagnare subito il vantaggio nei confronti di Valmont LB, che si colloca in seconda posizione, rimane a largo Zutair, lungo la corda c'è Sing Song di Già, poi Vendero Rosso, ancora Vernon Sol partito molto bene dalla seconda fila, 29.3 per i primi 400 metri, Fabien Frey è in vantaggio su Valmont LB, quindi Zutair che naviga all'esterno, ancora Vernon Sol, poi Sing Song di Già, Ultrasse dei Fiori, Venderò Rosso, Tochino Monti, ancora nella scia vediamo Varigef e Vapore che si è ricongiunto dopo una partenza non certo felice. I cavalli sono raggruppati e affrontano la curva che poi porta alla dirittura opposta, 1-2-9 per i primi 800 metri, chilometro che viene transitato in questo momento in 1-19, ha fermato troppo Fabien Frey, dando la possibilità adesso a Vernon Sol di poter attaccare la cavalla di testa. Lungo la corda c'è Valmont LB, cerca di trovarsi un varco anche Ultrasse dei Fiori, Fabien Frey attaccata a fondo da Vernon Sol, poi Valmont LB entrando addirittura d'arrivo, Fabien Frey cerca di mantenere il vantaggio ma Vernon Sol la attacca di forza all'esterno, più a largo c'è Sing Song di Già con il giovane Visconte.